Speriamo che oggi sia una sola prima tappa. Noi abbiamo censito prima dell'estate una decina di soggetti politici a destra del PDL, di quelli che avevano avuto la vocazione alla destra di governo, più chi aveva detto all'epoca non ci siamo e ora ci sta, mi riferisco alla fiamma. Il fenomeno Grillo ha contribuito a rispondere alla domanda di destra anche per loro e abbiamo riunito oggi 8 su di quei 10 soggetti. Quando saremo tutti e 10 probabilmente si vedrà la forza e l'imponenza di un'opinione che puntiamo a calamitare, senza protagonismi. Nel manifesto che annunciava l'incontro di oggi, con tutto quel po' di gente, non c'era un solo nome, non ci sono i personalismi, c'è solo il simbolo. Io posso parlare, per quella che è l'area che ho rappresentato finora, del desiderio nostro che vorremmo portare all'interno di questo contenitore. Il gran bisogno di sovranità e la risposta alla domanda di sovranità dell'Italia. Un paese che si preoccupi di preservare anche i diritti dei suoi cittadini, non solo di quelli che vengono da fuori, il tema dell'immigrazione. Il diritto a vedere contrastata questa tendenza al relativismo culturale che sovverte la famiglia, che sovverte il diritto alla vita, che dice che drogarsi è un diritto, no, per noi drogarsi è un delitto contro se stessi e contro la società. E poi il settimo comandamento, non rubare. Tanta gente si è sentita privata di quel simbolo e oggi il simbolo che aveva soppiantato l'Alleanza Nazionale, il PDL, è fallito per ammissione dei suoi fondatori. Faremmo bene a restituirlo al popolo. Io voglio solo portare un contributo. Il mio contributo sarà quello dei contenuti a cui ho fatto riferimento, dicendo possiamo allearci, ma devo rispettare i nostri contenuti. Se i nostri contenuti non sono rispettati, non ci alleiamo.